In molti mi avete chiesto se è possibile fare fotorealismo con Revit più Vray, quindi rendering con Revit e Vray. In questo video rispondo a questa domanda. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente autodesk da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo e guadagnare di più attraverso l'apprendimento di software altamente richiesti nel mondo del lavoro. E uno di questi è proprio Revit con Vray, quindi il rendering. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ai miei canali social e metti un bel like a questo video e ovviamente condividilo. Dunque, il dramma, il dilemma di chi ovviamente si approccia al rendering è non sapere quale software scegliere. Più volte in altri video ho spiegato perché Vray è migliore rispetto ad altri software. Ovviamente sei libero sempre di utilizzare il software che preferisci, ma Vray è quello che ti garantisce la qualità migliore, più possibilità di lavoro e anche decisamente costi inferiori, perché la licenza Vray è secondo me piuttosto economica rispetto ad altri software che ci sono in giro. Detto ciò, ovviamente non mi voglio prolungare troppo sulla perché preferire Vray, perché ci sono già altri video, quindi puoi andare a guardare quelli in cui spiego quale software è meglio utilizzare per fare un buon rendering, ma parliamo proprio dell'accoppiata Revit più Vray, perché Vray si può installare su tanti software. Noi, per esempio, finora lo abbiamo insegnato, accoppiato a 3D Studio Max, ma adesso lo stiamo anche utilizzando con Revit. Perché questa cosa? Perché hai il beneficio di avere la versatilità e la qualità di Vray senza però uscire da Revit, dal software BIM per eccellenza. E questa è una comodità stratosferica perché puoi risparmiare un sacco di tempo grazie anche a tutte le librerie di materiali e a tutte anche le altre cose che sono disponibili direttamente su Vray, tool di Vray. Più di qualcosa l'abbiamo già menzionata. Ma la questione è: posso raggiungere un livello di fotorealismo? Allora, facciamo una premessa. La premessa è che la migliore accoppiata in assoluto per fare veramente delle foto, quindi qualcosa che si avvicini tantissimo a una fotografia reale, è 3D Studio Max con Vray. Questo non vuol dire che non puoi fare fotorealismo con Revit e Vray. Assolutamente puoi raggiungere degli ottimi livelli. Quindi la risposta è dipende, dipende da che cosa ti serve. Solitamente un progettista ha necessità di fare render per far vedere al proprio cliente come viene casa sua con materiali, luci e quant'altro. Oppure ha necessità di fare render per partecipare ad un concorso, oppure per fare un proprio book fotografico, diciamo, delle proprie fare un book, diciamo, dei propri lavori. Ovvio, un conto è che fai vedere una pianta, un conto è che fai vedere dei render. Quindi queste in genere sono le casistiche. Quindi, a mio parere, se fai render di professione e vivi solo di questo, ovviamente non puoi che utilizzare 3D Studio con Vray. Ma se invece sei un professionista che ha bisogno di renderizzare i propri progetti per farli vedere ai clienti, per partecipare ai concorsi, oppure per creare il proprio book dei propri progetti ed esporlo e farlo vedere, presentarlo, assolutamente Revit con Vray è l'accoppiata vincente, perché ti fa risparmiare tantissimo tempo. Inoltre, la nuova versione di Revit con Vray è, a mio parere, fantastica perché hanno implementato tantissimi tool che prima non c'erano e quindi te li mostro e ti faccio vedere proprio nel concreto tutto quello che puoi arrivare a fare con Revit e Vray. Grazie al Chaos Cosmos puoi inserire tantissimi oggetti già texturizzati e renderizzati all'interno della tua scena. Con Vray Vision puoi avere un'anteprima in tempo reale e navigare all'interno della tua scena già tutta renderizzata e renderti immediatamente conto di che cosa non va, oltre ovviamente a far vedere tutto questo al tuo cliente in tempo reale. È qualcosa di meraviglioso perché puoi cambiare anche i materiali. Poi abbiamo tutto il lavoro, il workflow migliorato grazie a Vray 5. Puoi far emergere i contorni dei tuoi oggetti se hai qualcosa da evidenziare, o addirittura fare una randomizzazione della texture in modo da farla sembrare più realistica.
grazie a vari effetti puoi sporcare o cambiare la tonalità, la luminosità, il rivestimento, puoi sporcare di più la texture, puoi gestire meglio la luminosità o la morbidezza dei tessuti. Tutto questo è stato fatto proprio per far apparire più realistico il tuo render e meno artificioso, come per esempio l'effetto displacement che ti permette di tirar fuori proprio i materiali e la possibilità di avere un cielo più realistico grazie all'improved sky che puoi appunto simulare meglio le varie fasi della giornata. Oppure ancora, puoi avere un effetto d'insieme e di post-produzione notevole che prima non avevi. Prima il tuo render era così come era fatto, te lo dovevi tenere o al massimo passare su Photoshop. Adesso, grazie a tutti gli effetti di post-produzione, in particolare il light mix, puoi modificare l'illuminazione, il white balance, il punto di bianco, l'esposizione, il contrasto, insomma tantissime cose che ti permettono di avere un risultato finale praticamente quasi completamente diverso rispetto al render di partenza senza dover rifare il render da capo. Quindi è qualcosa che ti permette di risparmiare moltissimo tempo. Hai avuto una panoramica un pochino più dettagliata su tutte le potenzialità di V-Ray applicato a Revit, scommetto che ti è venuta un pochino l'acquolina in bocca. Infatti hai visto che belle immagini, che bei render puoi arrivare a produrre, ovviamente con le giuste informazioni e con la giusta guida nell'approcciarti al rendering, perché comunque è qualcosa di complesso ma che può essere reso assolutamente semplice con l'istruttore giusto dalla tua. Quindi ti invito a partecipare e ad iscriverti al mio webinar gratuito che terrò questo lunedì, ormai siamo agli sgoccioli, il 27 settembre alle ore 19, in cui ti spiegherò proprio come risparmiare tempo prezioso con il rendering e quindi con i software giusti, quindi in sostanza come combinare la tua vita lavorativa con quella personale. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti qui sotto perché riceverai anche una piacevole sorpresa alla fine del webinar. Io ti aspetto lunedì per il webinar. Ciao!